Bentornati su Keep Game. Non so se riuscirò a cambiare il volume della voce del sedicesimo capitolo, che era un po' basso, perché siccome sono le 3 di mattina, tutti quanti dormono, io farei gameplay, devo parlare a una voce un po' più bassa. E in questo caso mi ha registrato la voce, il suono del video è perfetto, ma la voce è un po' bassa effettivamente. Se non riscontrerete questo problema è perché sono riuscito a compensare in fase di editing. Se so come si faccia, no. Però vediamo, ci può sempre imparare. Quindi siamo al 17° capitolo della serie. Credo che siamo ancora al terzo capitolo in realtà del gioco, eh? Infatti, un gioco interminabile, però penso che il terzo sia alla frutta. 10 cruni su 11, 17 su 19 ricordi, 3 stanze radule. Sì, ma dovrebbe mancare poco. Proviamo. Corriamo da ste parti. Oh mamma i turchi, ancora un disegno. No, dai. Ma perché? Dico un ritorno agli anni 80. Che c'è qua dietro? Ah, non si può entrare. Vabbè ragazzi, andiamo di nuovo nel quadro, di nuovo 2D. Oh ragazzi, entriamo nel quadro, eh. Per riassumere la situazione, manca un grugno, due ricordi, due bottiglie e una stanza radula. Ho Un'inquieta l'impressione di averle ricercatrice per perse. affari privati giunse nelle terre infestate dalla miseria. Nonostante l'ignoranza, l'incertezza e l'infelicità della propria vita, non poté sopportare la vista della sofferenza. Iniziò a combattere contro selvaggi assassini, violentatori e profanatori, senza quasi sapere perché o per chi stava lottando o come lo scontro sarebbe potuto finire. Ho perso una stanza radula. Due ricordi, non ho idea di dove. A me si mi ha raccontato tutto più volte, quindi. Brava, qua. Complimenti. Bravissimi. Ah, per fortuna si ricorda le cose, quindi. Uccidiamo se bastarde. Ottima strage di vespe. Ok, poi scendere. Rimango così. Com'è che io sono riuscito a fare tutto ciò? Non lo so, però diciamo, l'importante è che l'ho fatto. Non facciamoci troppe domande. Andiamo avanti.
Ecco. L'ascensore del cavolo. In mezzo alle canne di bambù appuntite. Ok, andiamo a prendere questa porcheria, torniamo qua su e continuiamo questo viaggio. Ops, e porco cane, la. Aspettiamo che spara, va? Ok, ha sparato, andiamo. No. Aspettiamo che passi il proiettile. E ma porco cane! Ho perso un dente di là. Sì. Quindi dovrei tornare indietro per recuperare il dente, quindi muoio. Da perfezionista. Una pirla più grande in questo caso, perché... E vabbè, dai, sì. Io tutto stress per un dente. Mi ucciderei. Saltiamo su. Vabbè. Ci fosse qualcosa di difficile. Effettivamente è un centro difficile, visto? Eureka! Siamo usciti dal terribile. A me i denti. Cosa? No.
panorama strano alla Borderland, dipinto con un pennarello, sembra. Vabbè. Dove arriveremo? Scalino dopo scalino. Devo ammettere che la buona Alice ha una forma fisica spettacolare, perché è in grado di correre per ore e ore senza mai stancarsi. Brava. Si rimane in palestra, cara Alice. Io per malformazione di giochi guardo sempre tutti gli angoli. Caso mai ci sia qualche cosa nascosto. La Peppa. Il brucaliffo, o meglio. Sono arrivata qui per trovare coppia. Un simulacro. Se avessi tempo, ti esporrei quanto spesso preferisci affrontare illusioni anziché ciò che è reale. I problemi che ti rifiuti di affrontare non esistono. Neghi la realtà. No, non è vero. Lo so cos'è reale. No, e inoltre permetti ad altri di dirti cosa non lo è. Ora vieni dentro. Un pacco. Interessante. I miei ricordi sono in frantumi. Questo treno malvagio ha rovinato quasi tutto. E il paese delle meraviglie perirà del tutto con la mia mente. Tutto è cambiato. Non posso aiutarlo se non so aiutare me stessa. Tutto è cambiato. Ma vedi al contrario. Salva il paese delle meraviglie e potrai salvare te stessa. Il carpentiere sapeva qualcosa, ma si nascondeva dalla realtà. Il tuo obiettivo è accettarla. Dove dovrei andare, allora? Cosa dovrei fare? La regina va servita, Alice. La regina in tutte le sue guise va sempre, sempre servita. Sì. Ma chi è regina? Come può fare questa corruzione crescente a aiutarmi nella mia ricerca? Cosa sa che io non so? Una volta era qualcuno che conoscevi e non tutti i cambiamenti sono buoni. Ricorda quando troverai la regina. Le strade lunghe e dritte fanno addormentare anche gli operai più attenti. Ehi, tu! Adesso basta. Ancora qui, Alice? Perché è qui, Fred? Blaterava fuori dalla vecchia signora qualcosa circa un omicidio in via Acuminata, maledicendo insetti e le ferrovie nazionali. Dovevo portarla dentro. Setch è una minaccia per se stessa. Di certo non per gli altri. La prigione non è il suo posto. È vero, ma cosa ne facciamo di lei? Falla uscire, Fred. Rimandiamola dal dottor Bambi. Ha scatenato il pandemonio l'ultima notte che l'ho tenuta qui. Cos'è successo? La stessa notte Jack Splatter, figlio di buona donna, è stato portato dentro per esserci andato pesante fuori dalla sirena. Stavo portando giù Alice quando... incontriamo due poliziotti che trascinano Jack verso le celle. Blatter ha le solite storie. Io mai, persona sbagliata. Poi vede Alice. È stata quella stronza, urla. Lei grida, tu infame vigliacco, sanguisuga, verme, vivi sulle spalle altrui, eccetera, eccetera. Sto seguendo il suo ammirevole interrogatorio quando d'un tratto sembra picchiare la testa e sviene. Non potevo mandarla a casa, no? Il dottor Bambi ha perso le staffe. Voleva farmi licenziare e darmi un calcio in culo. Gli ho detto che il primo poteva andare, ma di lasciar perdere il secondo. Buonanotte, Alice. Sai dove è l'uscita. Quindi, siamo finiti in carcere. Che è incredibile. Due poliziotti che sono... gli finirei anche dei buoni.
questa cella è vuota. Qui che c'è? Quando smaltisci la sbornia, chiederà di andare in cella. I suoi compagni di detenzione non vogliono che ci vomiti dentro. Molti senza tetto preferiscono una notte in prigione piuttosto che dormire per strada. Non ho capito. Se preferisce passare la notte in prigione piuttosto che dormire per strada, perché chiedi di andare in cella solo quando smaltisci la sbornia? Adesso è in cella. Non capisco, però. C'è poi un certo. Anzi, è mosso. Sei vivo, hai sbagliato. T'ho visto, hai sbagliato. Ammettilo. Stavi dormendo in servizio. Ammetti. Ti ho visto. Hai sbadigliato. Ti denuncerò al tuo superiore. Ehi, anche tu sbadigli. Anche questo. Poveri noi. Andiamo. La prigione. Sbadigli. Svegliano. Accusane a un libro. È il mio giorno libero. Che ha fatto ora? Atti osceni, lotte fra galli, linguaggio offensivo. Firma qua, se sei in grado. Che devi firmare? Questi pantaloni. Questi sono qua per sbarrarti la strada. Buongiorno, sono una nuova segretaria della polizia. Che brutta. Mamma mia. Mi scusi, vorrei passare, sta signora. Lei intralcia il traffico, signora. Magari sto cazzeggiando un po' con Alice. Il gatto. Il gatto mio, cosa è? Che luci. Svenuta. E dove cavolo siamo? Ovviamente in una prigione. La prigione sembra l'inferno, vabbè. Mamma mia. Down.
qual è il nesso prigione carte? Punte di carte. Oh, il grugno. Quelli invisibili. Serve per raccogliere il primo ricordo di questo capitolo. Ok, va. Adesso diceva che gli avevo rubato il cuore, che giocavo con i suoi sentimenti. Viscido stronzo, mi toccava. Ho detto a papà di non invitarlo più per il tè. Chi è il viscido stronzo? Che strada ambigua. Ah, vai a fare. Che posto. Perché non la prendi? Che bastardo.
dirti che non vuoi il dente a 5. Salta. Che mi manda un po' in... Questa ambientazione mi confonde un po' le idee. Gira un po' a testa, poi... Mi gira un po' la testa fuori. Non serve a niente, quindi. È atto solo a confondere le idee. Questo mi sa che è un capitolo terribile. Adesso siamo dentro il castello, è un po' più facile. Non ho ancora capito il nesso di questo posto, però. Perché sono finito? Ah, ricordo. Luce? La luce è inutile se ciò che illumina causa dolore e sofferenza. Meglio gettare queste cose nelle oscure profondità dell'Ete, il fiume dell'oblio. Tira su l'oblio. Bottiglia. Questa
destra abbiamo guardato. Di qua abbiamo guardato. Di qua. Noi siamo andati qua, giusto? Sì. Qui c'è ancora qualcosa d'altro. Qui c'è un altro. Cosa fa questo? Cosa che devi fare? Devi correre di qua. Correre di là. Metterne uno di là. Devo ammettere, al momento non mi sta simpatico questo capitolo. Neanche un po'. Ce l'ho fatta. Siamo a platform puro. Anche mondo noioso. Che spavento. Lo dico ragazzi, mi sto annoiando. Queste malette carte mi stanno decisamente annoiando, però. Le piattaforme hanno lo scopo, va bene. Adesso nulla più. Non capisco. Vabbè.
al porcellino. Ma non lo vedo. Dove sei? Oddio. Andiamo a recuperare la bottiglia. Tanto non c'entrerò mai l'unico dente che manca. Ah sì, ho c'entrato. Ricordiamoci che sparisce, quindi. Very good. Cara grazie Dios. Vabbè, no. Cara grazie a bel niente. Vabbè ragazzi, io direi che questo episodio, il 17esimo, può allegramente concludersi davanti a questo scivolo che sembra far tornare Alice nel mondo real, mondo delle meraviglie un po' più divertente, e non questa mezzo di platform nudosissima. Sinceramente non so se è stato in testa ai sviluppatori. Non è difficilissima, ma essendo nel cielo non hai punti di riferimento. Punti di riferimento zero. Di conseguenza cinema di testa. Quindi lasciate un pollice in su se vi piace il gameplay, iscrivetevi se vi piace come faccio i video. Da Kibi è tutto, alla prossima, ciao ciao.